Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Mi avvicino al microfono che così si sente meglio. Sono stata un po' assente ultimamente perché dopo aver festeggiato l'anniversario, le nostre nozze d'oro, abbiamo fatto un viaggetto e siamo stati ad Oristano in Sardegna. Abbiamo alloggiato all'hotel Villa delle Rose, anzi se passate di là ve lo consiglio. I ragazzi che lo gestiscono sono molto gentili ed efficienti. Poi si trova vicino alle spiagge più belle della zona e al centro storico di Oristano. Bene, ho preso della farina, della semola sarda. Voglio provare ora a fare questo pane che assomiglia solo un pochino al pane sardo. Ci provo, vediamo come farlo. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Questa è la semola che ho comprato ad Oristano in un negozio dove vendono prodotti locali ed ora proverò a fare il pane sardo, o almeno gli assomiglierà un po', credo. Questa è la pasta madre che ho rinfrescato più di 4 ore fa. Sono 100 grammi, vedete, è pronta per procedere con l'impasto. Ora vado a miscelare le farine, la semola e la zero. Questa è la zero, sono solo 150 grammi. Ecco qua. E questa è la rimacinata, la semola rimacinata, vedete com'è bella gialla. Miscelo ora le farine con un cucchiaio. Naturalmente potete procedere direttamente in planetaria, io faccio così perché voglio far vedere anche chi vuole procedere poi a mano. Questa è l'acqua, vedete, ho messo 380 grammi di acqua. Per questo tipo di pane è meglio non superare il 66% di idratazione. Quindi aggiungo l'acqua piano piano, un po' per volta, così si innesca anche l'autolisi. E poi chi vuole continuare a mano continua tranquillamente a mano, non necessariamente ci vuole la planetaria. Le nostre nonne facevano, le nostre nonne, nel mio caso la mia mamma, facevano tutto a mano, impastavano a mano. Continuo per un altro pochino così con le mani, poi passo in planetaria. Ho continuato a mettere acqua, ora metto la pasta madre spezzettata, quindi la stessa cosa potete fare direttamente in planetaria. Metto ancora altra acqua, ho messo 380 grammi, ma naturalmente mi regolo. Non tutte le farine assorbono allo stesso modo, però di solito la rimacinata è questa. Finisco di mettere. Mi arrivano tante domande al posto della pasta madre solida di quanto ligoli si può mettere. C'è naturalmente una tabella di conversione, però una volta imparato bene com'è la conversione si va anche a occhio, in questo caso dovrebbe essere 67 grammi di ligoli, però se ne mettiamo 70 non è che la cosa cambi. Quindi ho 100 grammi di pasta madre solida o 70 circa di ligoli. Allora, a questo punto io continuo con la planetaria, finisco di mettere l'acqua sempre piano piano, faccio girare prima a media velocità e poi aumento dopo. A metà strada metto anche il sale. Chi invece vuole continuare a mano, con il pugno, una volta impastato bene, si passa sul piano di lavoro e con il pugno chiuso si continua ad impastare. Faccio girare 10 minuti all'incirca, 15, in questo caso faccio girare soltanto 10 minuti fino a che, vedete, l'impasto non si attorciglia intorno al gancio e poi vi faccio vedere sul piano di lavoro
come continuare. Qui a metà strada giro l'impasto e accendo ancora di nuovo la planetaria e faccio girare ancora. Ed ecco qua, l'impasto è pronto, ora l'ho versato sul piano di lavoro e lo lavoro così, lo lavoro ancora un pochino, come vedete, questo per far vedere chi ha proseguito a mano deve proprio continuare così, allargando con i pugni e piegando, facendo una sorta di pieghe. Ecco qua, vedete com'è bello, bello l'impasto, bello elastico. E questo avverrebbe anche se avessimo proseguito tutto a mano. Questo per le amiche che non hanno la planetaria. Certo, sarà un po' faticoso per le braccia, però. L'ho fatto riposare un'oretta coperto e poi proseguo ancora la lavorazione in questo modo, arrotolando e facendo delle pieghe. Ok. Io ho visto che il pane sardo va fatto comunque tutto a mano, poi c'è anche un tipo di pane dove fanno degli intagli, dei lavori. Con questo impasto si può fare. Io lo farò semplice perché non sono così brava ad eseguire, a fare quei lavori che si fanno, che fanno le massaie sarde. Quindi lo farò molto più semplice. Ma voi, se volete, potete provare. Ecco qua. L'impasto è pronto. Ora lo copro. L'ho messo in una ciotola oliata. Metto ancora un po' di semola sopra. E lo lascio fino al raddoppio, quindi 5-6 ore, il tempo che ci vuole. Eccolo qua, l'impasto è pronto, come vedete ha raddoppiato di volume, quindi il tempo che vi do è relativo perché in base alle stagioni cambia naturalmente. Se lo fate quando fa freddo, lo mettete magari in un posto un pochino più caldo. In estate naturalmente aumenta prima, lievita prima. Bene, ora lo allargo un pochino così, ma non molto. Io ci farò tre pagnottine, quindi questo è un impasto pressappoco di 1 chilo perché erano 600 grammi di farina più l'acqua, poco più di 1 chilo. Adesso non mi metto lì a pesare, ce ne farò tre. Ora piego un pochino così ogni pezzo e quindi procedo per la formatura. Ok, prima vi ho dato, quando parlavo della conversione, vi ho dato i grammi del Licoli, però naturalmente dovete aggiungere, se usate il Licoli, dovete aggiungere quello che avete tolto alla pasta madre solida, lo aggiungete in farina. Quindi aumentate un pochino le farine. Poi vi metto comunque il link della conversione nell'info box. Ok, procedo per formare queste pagnottine. Ok. Poi alla fine della vacanza all'hotel Villa delle Rose ci siamo accorti proprio alla fine che c'era un forno quasi vicino di fronte all'hotel, ce ne siamo accorti tardi, forse perché siamo andati sempre in giro e magari quando uscivamo era chiuso, un bel forno dove sfornano dei panini caldi, pizza calda, sarà per la prossima volta. Poi alla fine abbiamo comprato l'ultimo giorno delle cose. E anche il pane carasau naturalmente, che è buonissimo. Mi piacerebbe provare a farlo, però vabbè, si trova in vendita, eh. Ma cercate di prendere sempre quello originale sardo, eh. Ok, allora le nostre pagnottine sono pronte. Adesso le metterò a lievitare, vediamo se ho dei cestini dove posso appoggiarle.
qua ci metto cospargo di semola e poi tra una pagnottina e l'altra. Guardate, ora io ci faccio degli intagli subito, così seguo un pochino la lievitazione, perché ho visto dei video dove li fanno prima invece di farli dopo, forse perché dopo sono troppo morbidi e non si riuscirebbe a farli. Ok, li appoggio così nel cestino, cospargo bene di semola, prima di intagliare ci metto un po' di semola sopra, poi copro con dei teli, dei canevacci, con quello che volete, con un telo. Senza pellicola, io ho coperto così e ho aspettato 2 o 3 ore, ho aspettato che raddoppiassero. Eccoli qua. Più che raddoppiare, comunque devono aumentare di volume. Ho infornato il forno a 230 con pentolino, quindi a temperatura. Poi dopo 20 minuti ho abbassato a 220 fino a 200, perché non voglio farli bruciare, perché sono piccoline. Comunque ho lasciato un pochino a spiffero ed eccoli qua, sono pronti. Comunque regolatevi con il vostro forno, vi scrivo poi in descrizione in alto la cottura. Bene, ora li metto sopra una gratella, aspetto un attimino, però vorrei tanto aprirne uno anche ancora un po' caldo. Il profumo è ottimo. Sono croccanti, ma dentro dovrebbero rimanere morbidi. Eh? Beh, vediamo. Io ne apro uno che è ancora tiepido, quindi lo spezziamo proprio così con le mani. Che profumino, ragazzi. Eccolo qua. Vedete, dentro è morbido. La semola è proprio così e poi si mantiene anche dopo diversi giorni. Buonissimo, è buonissimo, veramente buono. Adesso provo anche a tagliare con il coltello. Bene, amici, per questo video è tutto. Vi invito a lasciare un like, a condividere il video e da iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mamma mia now, a su sole massimizzo, parzu non mi zudorao, parzu non mi zudorao.